Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo episodio di Stellaris. Ci siamo di nuovo alle prese con la nostra fazione, stiamo espandendo, andiamo avanti quindi con l'espansione. Abbiamo un problema di capacità navale che dobbiamo risolvere, quindi stiamo accelerando, offriamo dei minerali, sì. Stiamo accelerando per costruire delle starbase in modo tale da poter poi ampliare con... Adesso vi faccio vedere anche... Ma non mi ricordo se l'avevo sbloccata, sapete questa tech? No, infatti non l'avevo sbloccata un'altra partita, ho fatto confusione con una partita in singolo. Mentre abbiamo terminato lo spionaggio, ottimo. Questa reliquia adesso... No, non la voglio attivare. Patto di non aggressione. Con i bruchini galattici. Ok, si sono chiusi qua. Sì. Ma ha dichiarato rivalità anche lui. Dove stavi tu? Non sei molto vicino. Ti posso girare intorno, quindi a posto. Ti posso dichiarare rivalità anche a... Ah, me l'ha fatta la guerra, me l'ha fatta. Ok, mi hai fatto la guerra, quindi... no, non c'ho tempo per upgradare. Ah sì? Addirittura così? Ah, è un 2 contro 1 a quanto pare. Quanti siete voi? Ah, non c'ho info. Sembrerebbe un 2 contro 1. Questo è difficile da reggere. Sì, la supportiamo. Me ne frego, ragazzi, della Starbase. Mi serve. Un aggression pact in questo momento è difficile. In questo momento è molto difficile. 30 su 20. Mamma mia. Ti ho perso da un macello. A system survey has concluded. Non mi posso permettere grandi cose. Mettiamo lui. E te assegniamo un altro leader. Assegniamo te. Vai e continua ad esplorare. Una tradizione. Allora, facciamo questo. Purtroppo devo ritardare un sacco l'espansione. Devo ritardare parecchio quello che volevo fare. Devo prendermi qualcosa per reggere a questa guerra. Research Speed non mi aiuta. Sarebbe scapace di non. Assolutamente no. Non posso fare grandi cose. Andiamo con questo. Andiamo con la technology. Solo qua ci abbiamo 8, quanti sono? 1000. Innanzitutto... Ok. 1000... Fermi un attimo. 1000... 7 contro i miei 1005. No, rimani qua. UV laser, mettiamo questo. Qua abbiamo 1004, quindi questa mi regge. Ok, mi facciamo prendere anche questa. Non dovrebbero passare in teoria. Non riescono. Patto commerciale lo facciamo subito. Guadagniamo 5. Assolutamente sì. E lo facciamo immediatamente. Tu vai qua a questo punto. Ci serve.
ci servo. Sì, iniziamo una catena degli eventi, poi 1000, 1500. Ok, è nato il Consiglio Galattico, perfetto. Bella domanda, che ci prendiamo? Qualcosa per la guerra, le civili potrebbero darmi una mano, le civili di secondo livello. Tanto tu entri qua. Quanto devi tornare indietro? Troppo. Allora, qui mi metto... Mi metto questo. Kim Macchiusi, va bene, fai come vuoi. Ah, devo anche gestire loro, Agri. Vai, continuiamo così. Non mi ricordo se avevo sbloccato il perk. Mi stanno massacrando. Va bene, ho perso un vascello, non me ne frega nulla. Solo che questi li vorrei distruggere, ma sono troppi. Come siete equipaggiati? Voglio vedere queste navi come... Ah, non c'ho i dettagli, non ce la faccio. Non ce la faccio. Qui che mi fai vedere? Niente. Allora, proviamo invece a ragionare in modo diverso. Vediamo se con uno spy magari riusciamo... sarebbe questa da fare. Abbiamo bisogno anche delle... Ok, quindi ora tutti puoi upgradare qua. E questo è molto positivo. Mettiamo... Direi di mettere... Questo. Ok, le starbase le abbiamo prese. Questo no. Capacità navale dai soldati. Quanti soldati c'ho io qua? Enforcer. Non c'ho soldati, vero? Da nessuna parte. No, quindi questa tech è inutile. Prendiamo questa. A system survey. Inizio necessariamente ad aver bisogno di scienziati. Quanti siete? Sempre 1000. Io sto a 1007. Vediamo un po' se magari posso fare delle piccole modifiche. I laser no. Devo fare gli scudi al secondo livello. Assolutamente. Ho bisogno di scudi al secondo livello. Qua c'ho bisogno di una stazione che mi va a prendere tutta questa roba. Vediamo un po'. Ok. Questo ci aiuta. Ottimo, questo ci aiuta un sacco. Tanto adesso li ripariamo, insomma sistemiamo anche questa flotta e poi attacchiamo qua. E va bene, è normale che comunque una guerra sarebbe uscita prima o poi, Vai. Quanto stiamo ora? 1800. Con questo dovremmo arrivare forse a 2K. Solo che abbiamo ancora il problema della capacità navale che non mi piace. Qua c'è da fare una casa, la facciamo. Quanto siamo? Un K8 contro un K7. Ci vogliamo provare? Abbiamo il generale al 2. Tu non c'hai generale. Dai, proviamo. Quasi quasi ti faccio anche il claim. Ah, questi tre già te l'ho fatti addirittura. Ma sì, dai, proviamo. C'è una shipyard qua, quindi non è un gran problema. Ce la facciamo... Che vuole il senato? Diplomatic Way from Fleet Power. Bello, sì, subito, subito. Cerchiamo di tenerci alla larga, così magari non ingaggiamo la base. Ora vai. Ok, l'abbiamo ingaggiati e non ci hanno... Ah, dovremmo vincere abbastanza rapidamente.
Ottimo, adesso ci andiamo anche a prendere le varie tech, quindi caro giovane. Ah no, tu non ti posso sganciare. Non ti posso sganciare, mi serve un vascello di comando. Tu stai qua giù, tu stai qua giù, quindi me lo devo creare. Ship. Ma a questo punto io lo creerei qua sotto. Ship. Vascello scientifico. Poi che ci abbiamo? Progetto va bene. Questa roba non mi interessa. Ok, andiamo alla conquista di questo settore. Ancora non mi dice niente, eh? Non c'ho gli scanner. Vabbè, ma insomma, dovrebbero scendere rapidamente. I robot. No, prima loro. Poi qua abbiamo bisogno di un posto lavoro, ho bisogno di 450 e 70. Facciamo lui. Qui c'ho bisogno di energia. Qui c'ho bisogno. Ok. 441 per rinforzare questa flotta. Allora, qui si dovrebbe riparare a breve questo. Ce la fai? Vai, posta. Ora qua ci mettiamo al volo uno scienziatino qualunque. Allora, questi me li prendo tutti e due perché sono bellissimi. Quindi tu vai qua. Ricerca. Poi avevamo assegnato uno scienziato che non mi piaceva. Ah no, però stai al 6 e tu al 5. Beh, no, rimani un altro po'. Allora, rimani un altro po'. Allora, questi li ripariamo. Ok, quindi qua abbiamo riparato tutto. E attacchiamo questi altri. Così. In breve potremmo anche chiedere questo tipo di Walmart. Siamo interessati in strutture strategiche. Non me lo posso permettere in questo momento. Non me lo posso permettere. Allora, queste le vorrei rompere. Sì, lo facciamo. Vendiamone 1000. E su questo costruiamone un altro. Mentre qui, io vorrei costruirmi. Chi mi vado a costruire? Oh, ok, stavo già. Dico, mamma mia, qua mi fanno a pezzi. Ok, rimettiamo la speed rapida. Abbiamo bisogno di scienziati. Ho bisogno di scienziati. Questa la dovremo cambiare per ora. Però non me la sento. Allora, no, vorrei potenziare questa. Ho bisogno di 58. Quindi andiamoli a comprare. Quanto mi costi? Ecco, dicevamo, ho dovuto interrompere un attimo il video. Mi compro queste 50. Me ne mancano 8. Ma tu guarda. Allora, aspettate che magari 8. No, sono troppi mesi. Magari ne compro 10, va. Mannaggia, non ci ho fatto caso. Pagato un pochino di più queste ultime 10, ma ce ne faremo una ragione. Facciamo l'upgrade, così questi civili salgono. Mentre qua stiamo continuando a conquistare, va benissimo. Abbiamo sempre il nostro K6. Ci andiamo prima a ripare e poi conquistiamo quest'altro avamposto. Perché la pace la potrei anche fare, ma. Ci sono dei sistemi. Ma ci sono dei piani di qua sopra? No, non mi pare. Eh no, forse qua c'è un pianeta. Qua c'è un pianeta. Quasi quasi. Io ci provo, dai. Armate. Reclutiamo una, due, tre. Uno, due, tre. Tanto sono tutti vicini questi pianeti. Uno, due, tre, vai. Ok, ecco, riprendiamo.
che mi è finito la campagna, questa la dobbiamo rifare, quindi andiamo, vendiamo 2000, dai, va bene così. La facciamo che mi dà un bel boost. La Fear Campaign la facciamo? Sì, la facciamo perché mi serve la Unity. Ok, perfetto. Questa nave da costruzione che mi sta finendo? Stanno finendo i consumer goods. 2, 4, con la capacità amministrativa come stiamo messi? Fatemi vedere, civilian. Ah, ok, le stiamo facendo altri due slot. Allora, qui andiamo subito alla conquista di questo sistema. Ah, la faccia, meno male che erano vicini. Quanti ne mancano ancora? Mi pare che questo è l'ultimo, no? Ok, fatemi un po' vedere però. Ok, non c'hanno tante difese. Allora, dal momento che stiamo facendo delle guerre, io andrei a prendermi questo perk, la supremazia, perché dominazione non mi serve. Prosperità mi piace a me, è un perk, un ramo che mi piace parecchio, soprattutto per quest'ultimo che mi dà l'output più 5% sugli specialisti. Armonia non è male, anche armonia non mi dispiace. Diplomazia solitamente è uno degli ultimi che prendo, insomma, per le meccaniche con cui vado a giocare, tra dominazione e diplomazia sono... Insomma, se la battono, preferisco sempre diplomazia a dominazione, ma generalmente sono gli ultimi due. Il mio terzo perk è o supremazia o prosperità o armonia, ma penso che adesso supremazia mi serve perché c'ho... dov'è il perk? Questo qua, Fleet Command Limit incrementato di 20, questo è molto molto forte. Poi c'ho il fire rate delle navi più 10%, insomma, abbiamo delle statistiche molto interessanti. Devo tornare positivo qua sopra, ok. La capacità amministrativa l'abbiamo sistemata, ottimo. Offriamo minerali, per carità. Vediamo un po' se... però non c'ho soldi, quindi è inutile che gli dico di andare a saccheggiare. Ok, voi flotte, venite qui. Ok. Ok, qua ci sono delle rivalità. Ma noi forse... Con i brughini galattici forse ci vogliamo... Ci alleiamo anche, perché siete piccoli piccoli. È una fazione a cui sono veramente affezionato. Qua dovrei rompere. Quasi quasi vendo delle alloy, sapete? Sì, devo rompere. Generator, mining. Andiamo con i mining. Ok. Ok, questo l'abbiamo preso. Allora, potrei anche bombardare, ma mi interessa poco. Andiamo a conquistare. Anzi, prima ti vai a riparare e poi andiamo a conquistare. La ricerca tutto quello che vuoi. Adesso vai qua. Che altro ci abbiamo qui? Due nuove ricerche. Gli scudi va bene. Ah, Artisan è bellissimo. Però pure questo. Andiamo con i crediti che sto sotto un treno. Quanto guadagno dai lavori? 182. Quindi non è male. Ah, finalmente. Anche se pure questo è molto interessante come perk. Andiamoci a prendere la capacità navale. Perché tanto i limiti... Sì, tienici informato. Va bene. Questi sono tutti gli eventi. Poi facciamo questo. Oh, bello di Arrival. Bello questo perk che ci hanno dato. Non è per niente male. Aspettate, che stava sul pianeta? Ah no, no, non stava sul pianeta, ok. Allora, qua abbiamo bisogno di altri slot. Lavori li andiamo a fare subito. Ok. Meno 3 perché? Ah, perché abbiamo i sapienti, quindi andiamo di nuovo a fare questo. Vedete, il mondo industriale adesso ha aumentato, quindi questo perk qua, vedete, ci dà adesso altri slot artigiani. Inoltre ogni distretto produce più uno, bla bla bla. Quindi insomma è un bel bonus. Questo è... Ah, la Cruiser sarebbe bellissima ora.
Stiamo lavorando anche per 30 di capacità navale, 41% di speed. Siamo messi maluccio. Siamo messi maluccio, ma non me la faccio scappare la cruiser. In questo momento veramente... Empire of Bruchinio, Empire... Ok. Va bene. In questo momento mi potrebbe veramente cambiare la situazione. Allora, aspettiamo queste altre navi e facciamo il merge. E gli assegniamo un generale. Il mio generale sarai... Questi non mi piacciono, ma mi sa che... prendiamo lui, va. Lui mi dà soltanto l'esperienza e mi piace, però lui mi dà sia il morale che il danno, che comunque non è male. Allora, andiamo su questo pianeta. Land. Quanto ci avete voi in difesa? Ci avete 98 e noi attacchiamo con 293, quindi ci siamo. Facciamo un piccolo... No, andiamo di qua, andiamo a vedere che cosa ci offrono questi sistemi. Allora, abbiamo bisogno di dei cristalli rari, quindi questo pianeta industriale. Fatemi vedere come stiamo con la crescita. Siamo messi bene, abbiamo anche un K. Allora, formare questo accordo, noi possiamo guadagnare 1, 4, 5, allora 9, 7, 10. Ma sì, dai, rimaniamo amici dei Bruchini Galattici. Ma giusto per affetto, mica per altro, cioè una fazione che potremo conquistare da un momento all'altro. E allora, ho il massimo dell'influenza. Sugli editti potrei andare a lavorare con questa. Però pago upkeep. E togliere il mining. Allora, se tolgo il mining, fatemi vedere che succede, eh. 133, va bene. Mettiamo lui che mi fa praticamente crescere la popolazione del 10% in più e mi dà la felicità della popolazione biologica più 5% e dei ritodi più 5%. I ritodi attualmente non li ho. Inoltre ci dà l'Empress Pro dalla pop più 10% e questo ci pesa un po'. E l'upkeep della popolazione sia diciamo biologica che tutto il resto, quindi energetica, biologica, quello che è più 25%. Vabbè, però insomma è un perk che mi posso tranquillamente andare a prendere. Io aumenterei ancora i crediti energetici e poi andrei a fare l'upgrade della mia capitale. Questo. Ok, questo l'abbiamo conquistato. Quanto c'hai qua? 600? Hai 1200 qua sopra. Vatti a riparare. Solo che avremo bisogno di rinforzare la flotta. Ok, questa l'abbiamo invasa. Sapete che quasi quasi mi prendo anche questo? Io te li faccio i claim su questi due pianeti. Tanto ti vai a riparare e ti rinforzi. Quanti uomini c'hai qua dentro su questo pianeta? Armate 197, sono pochi quelli che abbiamo. Ne dobbiamo tirar fuori almeno altri 200 e spicci. Ok. Non aggression pact, no. Non, adesso non mi interessa, sono abbastanza... grosso per potermi permettere questo tipo di approccio. Allora, io qua ci metterei una sintetica. Le sintetiche mi fanno... come si chiama? Mi convertono i minerali in cristalli rari. Quindi io spendo 10 minerali per guadagnare 3 cristalli rari ovviamente al mese. In questo momento ho un piccolo deficit e mi vado a compensare questo piccolo malus. Allora... perdiamo 250. L'amministrazione di un altro capitale. Il Fire and Demoted. Va bene, lo facciamo. C'è una flotta di troppo qua. Andiamo subito. Selezioniamo questa flotta e attacchiamo. Quanto ci manca qua? 88%. Adesso la riprendiamo. Il Senato come sta messo? Ah, quella risoluzione è passata. Ora vediamo se c'è qualcosa che mi
interessa. Pop Consumer Goods Upkeep, meno 5%. Questa mi interessa prima, quindi facciamo passare prima lei. Abbiamo il salario in sessione tra 650 giorni. Ok, aspettiamo che si rinforzi tutto. Ci mancano ancora un po' di uomini. Ok, qua siamo risaliti parecchio. Va bene, diciamo che l'economia l'abbiamo quasi ripresa. Allora, non c'è neanche bisogno che mi compro le risorse necessarie, perché comunque ci siamo. Allora, voglio vedere la popolazione come sta crescendo. 0,76. Qua abbiamo bisogno di uno slot. Lo facciamo subito. E poi puliamo un blocco. Allora, qui sta crescendo bene, 600. Ah, fermi tutti qua. No, qua sta crescendo male, vero? Ah, no, 1,2 ancora. Abbiamo bisogno di un altro slot. Vai. E qui ci possiamo anche muovere per attaccare. Quasi quasi. Abbiamo di nuovo full. Ma sì, vai. Cerchiamo di migrarla un pochino come prima. Ovviamente, insomma, per quanto ci possa fornire di micro questo gioco. Appena arriva ci chiudiamo e loro ci dovrebbero venire a intercettare. Esatto. Ok, stanno arrivando. Questa, insomma, una meccanica che spero cambieranno. Ah, che cosa ci può offrire la carovana? Ci dà meno 1000. Lì ti diamo 1000 di cibo e tu ci dai 500. No, vai avanti. Ok, vai, intercettiamo loro. Thank you. Oh, questa l'abbiamo finita finalmente questo progetto. E mi dà Energy Credit from Jobs più 10%. Quindi abbiamo risistemato l'IA di questi robottoni. E adesso, insomma, nella nostra agenda, c'è. Però vi posso assicurare che ci dovrebbe stare. Vediamo se magari me lo fai vedere qua. Forse me lo fai vedere qui, vediamo. Non c'è, vabbè, non fa niente. Vediamo te che c'hai. Allora, io guadagno 200 cristalli rari in cambio di 2 di pop. Ma no, ma assolutamente no. Ma non ci pensare neanche a questa cosa, cioè non è minimamente nei miei piani. Vai, entra qui. No, mi servono soltanto queste. Ok. Qua l'abbiamo fatto. Chissà come sono queste navi qua. Ah, vabbè. I cuboni giganti. Ok, abbiamo un nuovo progetto di ricerca. Abitabilità non è male. Deep Space Black Site non mi dispiace per niente. Anche le fattorie idroponiche non mi dispiacciono in realtà. Forse andrei a prendermi l'abitabilità in questo momento. Abbiamo un progetto, lo andiamo subito a ricercare. Quanto sei grosso? 416. Vai, riparati. E mo dobbiamo conquistare questo. C'è 197. Allora, potremmo anche iniziare a bombardare, eh. Anzi, prima fai un upgrade, va, visto che ci siamo. Poi un piccolo aggiornamento. E poi iniziamo a bombardare. Quanto dobbiamo chiedere? 215. Però dobbiamo ancora conquistare questo pianeta. Ok, vai, inizia a bombardare. Ovviamente il bombardamento adesso noi lo possiamo selezionare in vari modi. Abbiamo il bombardamento orbitale, vedete che fa danno moderato alle armate e moderato danno al pianeta. Soft danno sulla pop, quindi non bombarderanno dei pianeti indifesi e non killeranno, insomma, più di 20, 21 popolazione. Questa è Eve invece che fa fortissimi danni alle armate, ai pianeti, alla pop e bombarderanno qualsiasi cosa e cercheranno di non uccidere, insomma, almeno 11 di popolazione, cioè tranne di lasciarla. E insomma ce ne abbiamo due in questo momento. Io direi di fare il moderato, non voglio danneggiare la pop, voglio solo spaccare le resistenze dei miei avversari. Allora facciamo così, cambiamo un attimino le varie rotte. Tu vai qua e tu vai qui e tu pure.
Ok. E adesso vedete che il pianeta subisce danni, eccoli qua, 92%, 137, ma ovviamente si sistemano pian piano, ma l'obiettivo è questo qua. Era Once che dice Terraforming Canyon Discovered. Ah, vabbè, hai scoperto un nuovo pianeta. Altro output sì, così sistemiamo una volta per tutte questo valore e posso concentrarmi poi sugli alloy che ho più 21, che è un valore un po' misero. Io penso che lui sia abbastanza bloccato, il nostro avversario. Possiamo chiederlo questo? Meno 12. Forse adesso che ti conquisto, però... Oh, questo come c'eri? Hanno chiamato un raid nei miei confronti? Veramente? Veramente avete chiamato un raid nei miei confronti? Lo volevo fare io. Lo volevo fare io, l'hanno chiamato nei miei confronti. Ma guardate che maledetti, oh. Ma adesso inizio a perdere punti. Già. Lo so che mi stai spaccando. Beh, è sparito l'iconcina? Ma... tornato indietro? Che cavolo? Ah, giusto, force per l'Empire Sprawl. Ok, perfetto. Compriamoli al volo. E qua ci prendiamo... la capacità navale ora non mi serve più. Fire rate. Sì, prendiamo il fire rate. Questo fight mi va molto meglio. Quanti siete? 400. Siete sempre pochi. Ok, adesso li spacco pure questa roba. Cerchiamo di intercettarli. Non ce l'abbiamo fatta. Meno 20. Però c'ho questi che mi stanno facendo il raid qua. Allora, dovrei tirar fuori praticamente... dovrei andare così. Mi costa 2000 di alloy. Io non ce l'ho questa cosa per ora. Non ce l'ho. E poi mi diventano comunque roba mia. Certo, perché adesso ho avuto un po' qualche problema che mi stanno facendo il raid. Vabbè, magari con questi qui vanno giù. Niente. Il pianeta l'abbiamo preso. Questa plot ci ha messo in difficoltà. Comunque, ragazzi, io direi di chiudere qua l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!